Poi abbiamo preso confidenza. La mattina mi ferma e mi faccio: senti, faccio, mi devi togliere una curiosità. Ho detto: prego. Senti, dice, tu sei un ragazzo sano, giovane, dice, ma già alla tua età non lavori? Ho detto: non lavoro. Ho detto: purtroppo in Sicilia, detto, manca il lavoro. Dice, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu sia uno che, di quelli che si sbattono tanto. Che sono qua da 2 settimane, ti vedo ogni giorno in spiaggia. Ho detto: manca il lavoro. Ho detto: non è che uno sta a casa a piangere. Il mare è gratis. No, ci fai male, guarda, io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori. Sai, cioè, ho fatto tantissimi anni di sacrifici, però adesso finalmente, dopo tanti anni, mi ritrovo ad essere proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola e solo oggi io mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Guarda, guarda. A me fa piacere che lei abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare. Stamattina mi sono svegliato e ho pensato: apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, pensato, per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima, che ci vorrà un po' di tempo. Trova l'azienda, fa. Poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, insomma. Ci vuole una ricerca porta a porta. Che uno magari li trova, poi a fine mese c'è chi sciopera, chi vuole l'aumento, chi vuole andare in malattia, chi vuole andare in ferie, chi ha problemi. C'era la mafia da pagare, tasse da evadere, insomma, non so chi problemi. Ci ho pensato mezz'ora, mi era venuto un mal di testa. Mandate a fanculo, vado a mare, va.